Ispirazione quotidiana. Io condivido i doni di Dio. Citazioni di oggi. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita. Apocalisse 21:6. Ci sono molte cose belle nella tua vita. Non darle per scontate. Non concentrarti così tanto sulle difficoltà da perdere il dono di oggi. Joel Osteen. Il buon umore e la risata sono troppo meravigliosi per non provenire direttamente dal cuore di Dio. Beth Moore. Ispirazione di oggi. Che meraviglioso pensiero è questo, che la stessa fonte della vita scorra aperta e libera, che i doni del cielo e della terra siano così generosamente elargiti a tutti coloro che li ricevono. Ma c'è un altro pensiero da prendere in considerazione. Dio ha dato il dono, ma anche Lui deve attendere la nostra accettazione. Forse sbagliamo in ciò che facciamo, non aspettandoci di condividere i doni di Dio. Forse siamo frenati dal pensiero che non siamo ancora abbastanza buoni per accettare i doni del regno e che non siamo ancora spiritualmente sviluppati per acquisirli in noi, per riceverli, per apprezzarli. Troppo spesso riteniamo che questi doni ci siano preclusi e così non viviamo nell'entusiasta e fiduciosa attesa di riceverli e di condividerli con l'infinito. Che meraviglioso pensiero è quello di condividere veramente con l'infinito i doni infiniti della vita. Intenzione di oggi. Oggi condivido consapevolmente i doni della vita. Concedo tutto il mio pensare e il mio essere all'afflusso divino. Mi svuoto di tutto ciò che nega questo bene che così ardentemente desidero. Io stabilisco nella mia mente l'aspettativa, la sensazione che tutto il bene che esiste deve appartenere a tutti coloro che lo prenderanno. Io sto ricevendo il dono divino in questo momento. È una eredità spirituale che la vita ha voluto che ogni persona debba possedere. Oggi io vedo il dono della vita venire a me da ogni fonte. E anche quando viene verso le mie mani tese, sollevate per riceverlo, ne godo e lo condivido con gli altri. Liberamente io condivido tutto questo, benedicendo il dono che passa attraverso di me verso gli altri, così che possa essere moltiplicato questo dono anche nella loro esperienza e nel bene di Dio possa così ritornare moltiplicato a me.